Buongiornissimo a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo vlog di qualche giorno. Non sarà un vlog di un giorno preciso, ma riprenderò un po' visto che vi era piaciuta l'idea di fare più giorni in un vlog, quindi iniziamo con questa settimana che oggi è lunedì 3 gennaio, quindi ogni tanto spunterò e vi aggiornerò su quello che succede. Allora, intanto oggi c'è una luce stranissima, infatti vabbè, metà sono illuminata, metà nero totale, perché fuori c'è una nebbia che adesso magari vi mostro che è assurda. Io non so, saranno tipo 2-3 settimane che c'è questa nebbia incredibile. Comunque, oggi è lunedì 3 gennaio, quindi diciamo che nell'effettivo è il primo giorno lavorativo dell'anno nuovo, quindi da un lato sono carica, ma da un lato sono un po' anche, non dico spaventata, però sto iniziando a fare un po' dei buoni propositi, sto iniziando un po' a dire cosa dovrei fare, cosa non dovrei fare, e ho detto come non iniziare l'anno con un bellissimo vlog d'aggiornamento. Allora, stasera con calma vi spiegherò delle cosine che avrò più tempo, adesso devo fare un po' di cose, devo mettere a posto la lavastoviglie che è pronta già da 2-3 giorni, ma noi, come sapevate se mi seguite su Instagram, eravamo a Cesenatico, quindi non ho avuto tempo. Ieri sera sinceramente avevo mezza voglia di metterla a posto, quindi ora mi metto a mettere a posto la lavastoviglie, devo appunto mettere a posto anche i panni che ho lavato l'altro giorno, e poi niente, inizierò a fare da mangiare qualcosina, non so ancora cosa, vedremo. Io penso che mi mangerò probabilmente i pomodori come sempre nell'aceto, ormai è un must have quando non ho neanche tanta voglia di cucinare. E poi non lo so, un po' di passato che ha fatto Loris, anche se è molto broccoloso come sapore, perché è molto, si sente molto il broccolo, che a me piace, però nel passato preferisco altri sapori, però vabbè, ci sta, fa sempre comunque bene, fa sempre il suo dovere, diciamo. E boh, poi vedrò, andrò a sentimento che cosa mi ispira. Mi sono data anche una leggera truccata perché comunque ho deciso che almeno un minimo voglio mettermi a posto, perché anche se non devo fare chissà che cosa, mi piace essere curata, essere abbastanza, diciamo, messa a posto, insomma. E ho messo un po' della BB cream, quella di, non BB cream, il fondotinta di Fenty, che purtroppo è un po' aranciato sulla mia pelle, però vabbè. Qui c'è un brufolino che è spuntato, non sono riuscita bene a coprirlo, ma sti cavoli. Non ho messo neanche correttore, niente, ho messo un po' di ciprio, un po' di contour stick, giusto per dare un po' di profondità, ma talmente poco che tra un po' neanche si vede. Un po' di ciprio ovviamente per cipriare il tutto, per non essere appiccicose, e un po' di mascara. Una cosa che devo dire è che le mie ciglia sono migliorate un sacco ultimamente, quindi sono molto molto contenta, perché una volta non avevo queste ciglia. Forse è che mi strucco in maniera più delicata, forse, non lo so raga, non ho idea, però le mie ciglia sono migliorate un sacco. Ora riprendo a fare le cose che devo fare e ci aggiorniamo poi dopo stasera, insomma, appena ci sarà un attimo di tempo che riuscirò ad aggiornarvi. Ma buonasera a tutti ragazzi, intanto salutiamo Gigio, il nuovo brufoletto che ci farà compagnia. Io mi sono lavata poco fa i capelli e ho scoperto un nuovo, cioè ho acquistato da poco un phon che mi asciuga i capelli in 2 secondi ed è formidabile, perché io da una vita che ci metto anni ad asciugarmi i capelli, anche adesso che li ho molto più corti rispetto a una volta, ma perché effettivamente ne ho tanti, quindi ci metto veramente un sacco di tempo, e ho trovato questo phon che raga, cioè l'ho pagato pochissimo. E in più è una bomba, però vabbè, non sto qui troppo a spiegarvi, però è un phon raga che sto adorando perché me l'asciuga in pochissimo tempo, in più anche bene perché mi fa anche abbastanza la piega, cioè se tengo la spazzola me li fa belli lisci, belli fatti bene. Poi io di mio ammetto che ho la fortuna di avere dei capelli talmente lisci che cioè proprio con niente si hanno una specie di piega, no? Da piastra, cioè vedete, questi sono i miei capelli appena asciugati praticamente, e come vedete sono dritti come degli spaghetti, cioè vedete, no? E che vi dico, quando ero un po' più piccola, non dico che non mi piaceva questa cosa, però avrei preferito dei capelli un po' più mossi, un po' più, infatti c'è stato un periodo della mia vita che ho avuto la permanente riccia, mai più, non ve la consiglio raga, perché mi ha rovinato un sacco i capelli, perché mi è durata più o meno un annetto, cioè comunque la permanente ti fanno una specie di, non so come dire, con delle fiale, insomma, ti fanno venire il riccio, no? Come se fosse una specie di piega, ma perenne, appunto. Stati in posa tante ore, adesso non mi ricordo bene come funziona perché l'ho fatta veramente tanti anni fa. Secondo me sono passati anche 15 anni da quando l'ho fatta, perché mi ricordo che andavo alle medie
quindi se avevo sui 10-11 anni, più o meno quell'età lì, e praticamente mi aveva fatto tutta questa cosa riccia che ci stavano, per un periodo mi erano anche piaciuti, ma dopo, mentre andava via questo effetto, è rimasto l'effetto crespo che mi è andato via piano piano quando tagliavo, cioè avevo sti capelli che vi giuro erano inguardabili, però adesso per fortuna, a parte quella permanente, i miei capelli sono veramente molto molto sani, quindi non mi lamento. Oggi è il primo lunedì di gennaio, quindi il primo lunedì dell'anno, diciamo, e è stato un lunedì molto, non dico molto produttivo, perché alla fine non è che abbia fatto chissà che cosa, ho fatto sempre più o meno le solite cose, però mi sento molto più rilassata, vi posso dire. Io penso che questo integratore che sto prendendo, ce l'ho proprio qui a portata di mano, Rise and Shine di Kaya Feel Lighter, questo qui che appunto è fatto apposta per rilassare, per togliere il malumore. Secondo me sta iniziando a fare effetto perché mi sento molto più rilassata, cioè non rilassata che sono tipo stravatta in coma, quello no, però mi sento che anche chi è stressato, cioè che mi vuole passare il suo stress, riesco a non assorbirlo. Io veramente tante volte mi reputo come una spugna che assorbo di tutto, cioè veramente io ve l'ho già detto anche in altri video, sicuramente in altri vlog, non riesco a star con delle persone e a non essere influenzata dal loro umore, dal loro modo di fare. È una cosa veramente brutta, ma non parlo di influenzare dal punto di vista di idee, cioè nel senso, faccio un esempio del cavolo, quando ero piccola, quando ero adolescente, non è che se una mia amica faceva, che ne so, una cosa in particolare, allora la facevo anch'io perché mi facevo influenzare. Non in quel modo. Mi faccio influenzare proprio a livello morale, a livello di energia. Cioè, un po' tutti penso che abbiamo questa cosa, no? Dell'energia che magari c'è chi non ci crede, ma io ci credo un sacco all'energia che emanano le persone, alla loro aurea, se vogliamo dire, no? E infatti è un argomento che vorrei anche un po' approfondire perché secondo me è vero, perché lo sento un sacco. E io quando c'è un'atmosfera negative, persone agitate, persone agitate, persone stressate, persone che ti mettono zizzania, tutte queste cose, io le assorbo veramente un sacco, vi giuro, è una cosa che proprio sento a livello fisico, cioè proprio mi sento pesante da questa parte, no, del petto. E intanto sistemiamo la collana che è un po' storta, questa mi ha regalato una mia amica molto carina, ci sono entrata in fissa. Poi è argento, così si abbina con tutto quello che è argento. Vedete anche i braccialetti. Vabbè, mi sfaso un po'. Comunque, no, dicevo, che io appunto a livello di energia, cioè di persone, mi faccio troppo condizionare. Cioè, se una persona è felice, io sono felice. Se una persona è triste, oppure una persona, io la vedo di per sé negativa, triste, rompipalle, io di conseguenza mi trasformo e divento così. Cioè, io purtroppo mi faccio veramente un sacco condizionare a livello proprio di umore, proprio di come reagisco, e sto imparando, perché grazie, visto che comunque sono andata dal psicologo anche per questo, sto imparando a rimanere sempre di più focalizzata sul mio benessere, no? Cioè, alla fine essere stressati a chi piace, essere di cattivo umore a chi piace. Eppure a volte io dico, ma secondo me c'è a chi piace, perché vi giuro, raga, ci sono persone che io purtroppo vedo quasi ogni giorno, cioè praticamente ogni giorno, che sono sempre di cattivo umore, che alla prima cavolata, cioè si rompono un'unghia, fanno una storia lunga 20 anni, e secondo me vivere così uno, raga, vive veramente male, perché se alla prima cavolata uno deve sempre essere incavolato, ciao proprio. Come è successo l'altra sera, è successa una cosa molto brutta, adesso vi racconto, e io sono rimasta calma, vi giuro, raga, di una calma che ho detto, ma com'è possibile? Vabbè, adesso ve la racconto così capiamo insomma di cosa stiamo parlando. Allora, Capodanno, per chi mi segue su Instagram dovrebbe saperlo, sono stata a Cesenatico perché non sapevamo cosa fare, non c'era chissà che cosa da fare, eravamo io e Loris, e mi ha detto, ascolta, andiamo a Capodanno appunto a Cesenatico, che siamo da soli, in casa da soli, belli tranquilli, possiamo fare quello che ci pare. Comunque la casella di Cesenatico è veramente un sacco carina, ve l'ho fatta vedere anche sicuramente in qualche video dell'estate scorsa, credo. È veramente una casotta carina, piccolina, e io più passa il tempo più sto iniziando ad amare le case piccole, perché raga sono molto più pratiche da pulire, da tenere. Non sei un accumulatore perché non hai troppo spazio, quindi obiettivamente non ti viene da comprare roba. Cioè, vi giuro che io voglio una casa piccola, perché la casa che ho adesso
è veramente troppo grande per le mie esigenze e per tutto. Comunque, senza che mi perda, perché inizio a parlare e mi perdo i miei discorsi. Appunto, siamo andati a Cesenatico a far Capodanno e già siamo partiti un po' in ritardo. Io avevo in mente di partire massimo alle 7, alla fine siamo partiti verso le 8:30-9, che ci abbiamo messo più o meno un'ora e 20, un'ora e 30 ad arrivare lì, contando che c'era anche tanta nebbia ovunque, c'era nebbia in autostrada, nebbia delle stradine, non si vedeva la mazza, quindi ci abbiamo messo un periodo di più del previsto ovviamente. E quindi cos'è successo? Che siamo arrivati là, ci siamo fermati con la macchina di Loris, siamo andati con la sua macchina. E cosa è successo? Che ci siamo fermati da un tabaccaio, insomma quelle macchinette automatiche, no? Che vendono le cose anche senza il tabaccaio, perché volevamo prendere il CBD, quello da fumare, quello legale, no? Che è la parte legale dell'erba, diciamo, perché abbiamo detto stasera a Capodanno, perché no, proviamo a fare un po' di baldoria in questo modo, che poi alla fine quella ti rilassa veramente, basta, infatti l'abbiamo un po' fumata, ma non niente di che. Comunque ci siamo fermati proprio tipo, diciamo, 300 metri un po' più in là da casa mia, dalla casa di Cesenatico, che lì abbiamo anche un parcheggio dentro, tra l'altro. Ci siamo fermati sulla strada, non era in un posto che non andava bene, perché comunque non eravamo davanti a un passo carrabile, però era comunque in mezzo alla strada, cioè parcheggiati lungo la strada, no? Ma perché abbiamo detto stiamo qui 2 minuti, scendiamo e torniamo. Già andiamo dalla macchinetta e Loris mette i soldi e la macchinetta non gli dà i soldi, cioè non gli dà il prodotto perché dice che era esaurito, quando noi lo vedevamo proprio esplicito, cioè lo vedevamo proprio il prodotto fisico, era di quelle macchinette che vedi il contenuto, e diceva che era esaurito e gli ha fregato 10 euro, che spoiler ancora non ha riavuto, perché il giorno dopo era il primo, quindi era festa, e la domenica quel tabaccaio non lavora. Però vabbè, quella era la meno, perché tanto lì ci andiamo spesso a Cesenatico, visto che io l'ho a casa, quindi non è un problema assolutamente. Comunque lui prende insomma lo scontrino, poi si mette, e poi alla fine prendiamo la roba. Facciamo per andare in macchina, per comunque portarla all'apposito parcheggio dove c'è a casa mia, con anche insomma da scaricare tutta la roba, perché avevamo preso un po' di roba, col fatto che io in quella casa non ho praticamente nulla, perché è una casa estiva, non c'ho niente là di fisso, cioè a parte tipo piatti, bicchieri, quelle cose lì, ma tutta la spesa ce la siamo portata dietro, alcune cose per lavarci i denti, insomma cose così, no, che si portano in giro a prescindere. Quindi avevamo anche un po' di roba effettivamente, perché lì non c'avevamo niente, avevamo anche delle coperte, perché lì c'è solo roba estiva, quindi effettivamente va un po' freschino, non, insomma non potevamo non avere delle coperte un po' più pesanti, tutto. Cosa succede? Che non gli parte più la macchina, Loris. Non gli parte più la macchina. Probabilmente si è rotta la pompa della benzina, lo scopriremo meglio domani, perché domani andremo appunto a Cesenatico, perché appunto non è rimasta là la macchina dal 31 sera, è rimasta in quella posizione, non si è mossa. Perché probabilmente appunto la pompa della benzina, ha chiamato anche dei suoi amici che hanno la macchina simile alla sua, si poteva andare il pezzo, ma c'è chi è via, c'è chi non ce l'ha, c'è chi ce l'ha dal meccanico e dovrebbe chiamare il meccanico, ma appunto lì era festa e tutto, quindi non si poteva. Però in quella situazione ho mantenuto molto la calma, nonostante è una situazione comunque di ansia, no? Però io ho pensato, cioè già Loris era poveretto, era girato male di suo, e mettiamoci anche che il codice fiscale non glielo ridava la macchinetta, cioè se l'aveva tipo mangiato la tessera sanitaria, e vabbè, poverino. Comunque lui era già agitato di suo, quindi cioè io non mi sono messa a mettere altra ansia, perché effettivamente se eravamo due ansiogeni insieme, ciao. Io ho mantenuto comunque la calma, ho comunque detto dai, adesso piano piano ce la facciamo, vedremo come risolvere, vedremo. Infatti poi la domenica è venuto a prenderci il nostro mio padre, e poi dopo insomma la macchina adesso è ancora là, poi domani torneremo, andremo con la mia macchina, poi dopo tornare torneremo con due macchine. Quindi che dire, diciamo che non è stato per niente un inizio buono di quest'anno, però posso dire che nel male è andata anche bene, perché comunque eravamo già arrivati a Cesenatico, se ci fermavamo tipo a mezza strada lì era veramente difficile, dovevamo per forza chiamare un carro attrezzo o qualcuno, perché come fai? E però diciamo che è una cosa di cui sono veramente un sacco, non stupita, sorpresa, diciamo, cioè senso, nel lato positivo che ho mantenuto la calma. Sicuramente è merito anche di questo integratore, perché questo proprio a livello fisiologico ti rilassa tutto, ma penso anche sia un fatto di mindset, di come vedi le cose, no? Di come sei settato mentalmente, adesso non mi viene un termine migliore da usare. E quindi raga, bisogna semplicemente essere più peace and love nella vita,
che tanto i problemi ci saranno sempre, bisogna avere la filosofia giusta per affrontarli. Tutto qua. Se vi posso dare un consiglio, sinceramente, è questo per il nuovo anno. Sicuramente questa è una chicca che vi do. Detto questo, io la smetto di blaterare perché è già da un sacco che sto parlando e se no sto video non, cioè, durerà una vita, quindi no, voglio stressarvi troppo. Stasera non so neanche cosa mangeremo, penso qualcosa di molto semplice, probabilmente ci faremo una piadina, non lo so, vedremo come ci tira. Tanto noi mangiamo sempre verso le 9, 9 e mezza. So che non è un orario proprio consonissimo, visto che andiamo a letto verso le 11, però a noi ci piace mangiare tardi. Poi non lo so, cioè ci troviamo bene così, ormai abbiamo preso questo ritmo e lo manteniamo. Comunque, adesso io vi saluto per oggi. Ci vediamo sicuramente domani che ci aggiorniamo su altre cosine. Buongiorno ragazzi, oggi è un altro giorno, ho appena registrato ben due video, ho la testa che mi scoppia, sembra che sto parlando con voi da una vita, quando voi comunque in questo video non mi avete ancora visto oggi, però sì, ho registrato due video che vabbè non vi sto a dire perché devo ancora capire quale uscirà prima, raga, ho la testa full perché ho tante idee ma allo stesso tempo poco tempo e un po' di roba insomma. Comunque come state? Io oggi sto abbastanza bene, sono un po' cotta, ultimamente non riesco più a dormire bene, lo sapete. Non vi voglio troppo stressare su questo argomento. Noi stasera andremo a Cesenatico a provare a mettere a posto la macchina di Loris e andremo con la mia e poi a tornare, torneremo con due macchine. Non ne ho mezza voglia, però raga, per amore si fa anche questo. Intanto mi si è addormentata una gamba. Ah, è praticamente un'ora che sono seduta su questa sedia a registrare video e mi si è addormentata la gamba, veramente, che odio, forse perché dice da troppo tempo che stai seduta, però devo fare i video seduta, quindi cosa devo fare? Infatti mi inizierò anche già a mettere ad editare perché se riesco li carico stasera quando andiamo a Cesenatico, così prendiamo due piccioni con una fava perché lì la connessione è ultra veloce, così almeno, cioè, che poi non è lì la connessione perché uso il 4G, ma lì il 4G mi prende bene, tanto io ho 100 giga nel telefono. Quindi sti cavoli, lo posso usare senza problemi e quindi me lo porto, mi porto dietro il computer e tutto, cerco di caricarli lì i video. Detto questo, adesso vi saluto perché vi giuro mi sta scoppiando gli occhi, la testa e tutto perché è troppo tempo che parlo e ci vediamo dopo. Non so cosa mangeremo oggi, non ho mezza idea. Boh, adesso ci penserò e stasera forse ci mangeremo il Mac perché Loris mi, come si dice, mi viene la parola, mi compra con il McDonald's quando dobbiamo fare queste cose un po' rognose. Mi dice, vabbè, però poi passiamo perché poi lì per andare a Cesenatico all'uscita dell'autostrada c'è proprio il Mac lì che ci aspetta. Quindi mi fa, poi andiamo al Mac perché a me piace un sacco, a lui no. C'è stato un periodo che anche a me non mi faceva impazzire, adesso mi è tornata un po' la fissa. Quindi probabilmente stasera mangeremo quello perché anche faremo molto tardi rispetto, cioè comunque contate almeno 3 ore di viaggio, almeno se non c'è nebbia. Perché se c'è nebbia forse anche di più e poi il tempo che lui sta lì a sistemare il problema, quindi ci metteremo un po' e almeno il Mac arriviamo a casa, è già tutto pronto, non dobbiamo cucinare, non dobbiamo fare niente. Va bene, adesso vi saluto, ci aggiorniamo dopo. Sono in ufficio, come potrete notare dalla parete bianca che mi circonda, che non vuol dire niente, lo capirete dalla, ecco, si intravede la stampante. Chiudo già il video, anche se purtroppo ho vloggato 2 giorni neanche, ma vabbè, la cosa del Capodanno che era quella che vi volevo raccontare soprattutto ve l'ho raccontata, vi farò comunque altri vlog, quindi non vi preoccupate che vi aggiornerò su tante altre cosine, però per oggi chiudo il video qua così non lo faccio troppo lungo e anche voi magari non vi annoiate troppo. Vi ricordo come al solito di lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione nel caso non foste ancora iscritti, ci vediamo prestissimissimo con un altro video, quindi alla prossima e ciao a tutti!